saluto a tutti da Snowkills e benvenuti in questo nuovo video dove, ragazzi, ho acquistato, come potete vedere, un nuovo microfono, ragazzi. E questa volta, per la prima volta, ci faccio un video perché questo microfono l'ho acquistato con i soldi guadagnati grazie al canale YouTube. Sono arrivato dopo un anno e mezzo e quindi mi è sembrato giusto e carino spendere questi soldi per, diciamo, migliorare un pochettino il canale. Non che il microfono che avessi prima non andasse bene, però volevo comprarci qualcosa, e siccome bene o male, per quanto riguarda miglioramenti video, se ne vanno centinaia di euro, con questi soldi ho voluto comprarci questo fighissimo microfono che ora andiamo ad aprire. Allora, vediamo un pochettino. Cioè, la scatola è molto pesante, pensavo fosse più leggero. Cavetto USB, poi abbiamo il microfono che dobbiamo tirare giù, e non c'è di stirolo. Allora, ok, e qui già messo sulla sua base abbiamo un librettino di istruzioni qui, ma che non ci interessa per il momento. Poi cerchiamo di non farlo cadere, lo poggiamo così, vediamo un pochettino, ragazzi, eccolo qui, fiero, mamma mia che figo. Allora, ora lo metterò qui in piedi così. Tiriamo fuori, ma la spada nella roccia, ragazzi, non esce sta cosa. Come cazzo si tira fuori? Ok, mamma mia. Ok, allora vediamo un po'. Questo si mette così, si avvitano le viti laterali. Ok, eccolo qui. Ragazzi, pesa, la base pesa tantissimo, e la base a pesare davvero un sacco. Abbiamo controlli, volume, muto, poi svariate cose. Sotto c'è una vite per attaccarlo, intanto il gatto distrugge tutto, le cuffie e l'appoggio per il braccetto. Quindi a questo punto direi di andare a vedere un po' come si sente questo microfono. È inutile star qui a continuarne a parlare. E quindi eccoci qua, il microfono dovrebbe funzionare un sacco meglio, ho fatto dei test e si dovrebbe sentire davvero molto meglio rispetto al microfono precedente. Che cosa è successo ieri? Praticamente questo video l'ho fatto un giorno dopo l'intro di questo video. Perché? Perché come ho collegato il microfono al computer, praticamente ha iniziato a darmi dei problemi. Allora, all'inizio ho pensato che fosse il microfono rotto, in qualche modo fosse danneggiato durante il trasporto, però notavo che comunque dopo un po' di tempo ha smesso di avere questo problema e di colpo funzionava bene. Che cosa è successo praticamente? Che ho registrato anche un video di Albi dove pensavo l'audio fosse tornato tutto ok, e invece che cosa è successo? Che quel problema si è ripresentato e non riuscivo nemmeno a capirne la causa di questo problema. Allora ho preso un altro computer collegato al PC della mia ragazza, e su quel computer non andava nessunissimo problema, andava benissimo il microfono. Allora ho provato a reinstallare i driver, ragazzi, mi sono ammazzato fino alle 5 di mattina a provare a risolvere questo problema, e alla fine sono venuto a conoscenza del fatto che il problema fosse provocato da BlueStack, l'emulatore che uso per Castle Clash, che dal momento che lo apro inizia a fare questo rumore, crea un rumore ridondante di sottofondo che praticamente è bruttissimo. E quindi ho provato a scaricare la versione aggiornata, presenta lo stesso problema, però con Nox a quanto pare questo problema non lo dà. Quindi, sperando di aver risolto così e che questo inghippo sia finito praticamente, che non si ripresenti mai più questo problema, io ringrazio tutti quelli che in questo anno e mezzo si sono guardati i miei video senza usare adblock, e che quindi hanno contribuito al miglioramento del canale, un miglioramento audio, ragazzi, non indifferente, perché ho provato anche a fare dei video di gameplay e con il volume del gioco bello alto la mia voce si sente ancora più forte. Quindi sicuramente i video miglioreranno parecchio e di questo sono davvero felice. Quindi vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo come sempre nel prossimo video.